Bene, buonasera a tutti. Mi scuso anzitutto per il ritardo dovuto alle solite ragioni e ringrazio naturalmente tutti quanti e poi avrò occasione di ringraziarvi uno per uno per aver accettato il nostro invito. Ecco, è arrivato anche Abbondanza. Ciao Nuccio. Questa webinar non è fatta in particolare, non è stata programmata in particolare per ricordare la figura di Carlo Tognoli, che abbiamo già avuto occasione di ricordare e che inevitabilmente ricorderemo per tratti anche in questa occasione, quanto per ricordare e per valutare i 10 anni del mandato al quale Tognoli assolse come sindaco e alle realizzazioni programmatiche che hanno caratterizzato questo decennio. Per questo abbiamo voluto e ringrazio la partecipazione di chi nelle giunte di Tognoli ha lavorato, come il caso di Luisa di San Giorgio, come nel mio stesso caso, e alcuni amici, naturalmente Giorgio Goggi, che è stato a lungo consulente e amico, oltre che amico di Carlo, Landoni, che ha scritto qualche anno fa un bel libro che ho avuto occasione di leggere proprio sul decennio delle giunte di sinistra, Folador, che è un vecchio, antico amico personale di Carlo, Daniela Mainini, cui Carlo era legato da grande amicizia, che è la presidente dell'Associazione Grande Milano, cui è stato conferito da Carlo il logo di Amare di Milano, e naturalmente Luigi Corbani e Nuccio Abbondanza, che sono stati segretari, Luigi Corbani del Partito Comunista di quegli anni e Nuccio Abbondanza per una parte del Partito Socialista di allora. Come poi vi ricorderete, Luigi Corbani ebbe anche l'avventura di diventare vice sindaco nelle giunte Pilitteri, assessore alla cultura, e devo dire onestamente uno degli assessori della cultura che ha lasciato un segno molto importante da questo punto di vista. Allora, come detto prima, io darei la parola a Daniela Mainini, che poi dovrà assentarsi per una mezz'oretta, un'oretta, che, ripeto ancora una volta, a Carlo era legata da un grande rapporto di stima e di amicizia, non a caso Carlo ha conferito a lei a Mare di Milano. A te la parola, Daniela. Grazie, grazie, grazie Stefano veramente di questo invito. E grazie a tutti voi, a tutti i presenti, perché a diverso titolo io davvero ho sentito e conosco ciascuno di voi e soprattutto so qual è stato il rapporto, qual è l'affetto, qual è stato il lavoro che avete svolto con Carlo Tognoli, che tutti noi in parte abbiamo svolto. Hai detto bene. Io sono, diciamo, la parte degli ultimi 20 anni di Carlo, dopo il periodo di quei 10 anni fantastici cui voi oggi approfondirete. Io credo che non esista però una persona più intrinsecamente legata al destino della sua città come Carlo Tognoli. Milano ha vissuto come lui dei momenti davvero indimenticabili, dalla fine della guerra, che in tenera età gli ha strappato quel padre che non è mai tornato dalla Russia, la rinascita, lo sviluppo economico, alle tensioni sociali, al terrorismo, quella parte del terrorismo di cui certamente oggi farete
grande cenno, dalla Milano di Tangentopoli al suo tramonto, dalla rinascita Expo, post-Expo, fino a quel desiderio di futuro stroncato dalla pandemia che poi ci ha strappato anche Carlo. Perché parlare di Milano e anche della sua storia, anche del suo destino, non a caso il titolo di quel bel libro che lui ha scritto, significa parlare di Carlo, perché per lui l'amore per Milano è diventato quel segno distintivo, quella amare Milano che Carlo ha voluto con grande generosità donare al Centro Studi Grande Milano, perché fosse sempre sinonimo però di una Milano grande. Una città quindi non riconducibile a quello una città murata, neppure allargata anche al suo hinterland, piuttosto riferita a un sistema urbano molto più vasto, che abbracciava buona parte della Lombardia e non solo, e che vive un rapporto costante con le città grandi e piccole, policentrico, metropolitano, ma guardate, mai campanilista. Carlo ha aiutato i milanesi a riconoscersi nell'istituzione civica senza chiudersi mai in esasperate forme di identità. Io non credo che sia sufficiente ricordarlo come il sindaco più giovane di Milano, no? Credo che occorra ricordare che sia stato il sindaco più rispettato di Milano e in questa città obiettivamente è davvero un primato ragguardevole se noi pensiamo che è stato assoluto protagonista della storia, diciamo, distrutta da un giustizialismo senza precedenti, soprattutto perché è stato, e credo che oggi ricordarlo in questa sede abbia un grande significato, un grande sindaco socialista, degno rappresentante di quella che era una lunga tradizione iniziata con Emilio Caldara e poi rinverdita nel secondo dopoguerra da quell'Antonio Greppi e dei suoi successori, che lui stesso mi ha fatto conoscere in tanti passaggi. E un socialista geloso dell'autonomia anche del suo partito e anche un convinto sostenitore del riformismo che proprio a Milano aveva avuto diciamo, i suoi maestri in Turati e Kulishov. La fortuna però della sua sindacatura si intreccia con i 7 anni anche di Sandro Pertini al Quirinale, credo che vada assolutamente ricordato, e anche con il quadriennio di Bettino Craxi a Palazzo Chigi, compreso anche quel vertice europeo che mi piace ricordare in questa sede del fine di giugno del 1985, con il padrone di casa appunto Craxi, che significò il successo di una politica europea, quindi una politica tesa anche al salto di qualità, al raggiungimento di quell'obiettivo europeo. Oggi parliamo tanto di Erasmus, ma l'Erasmus fu lì il primo, diciamo, il primo seme dell'Erasmus. Dico questo perché è fondamentale ricordare la figura del sindaco Tognoli in quel clima e in quello spirito. Chi non lo fa è perché evidentemente ha una damnatio memoria in malafede, perché è inutile esaltare solo Tognoli e toglierlo da questa storia, da questa storia. Insomma, coloro che lo fanno credo che non onorino la memoria di Carlo Tognoli, che fu un amico leale anche da sempre, sino all'ultimo, anche nei confronti di Bettino Craxi. E quindi come simbolo anche di come eredi di Amare Milano, io credo che fideremo anche perché nessuno si debba appropriare della memoria di Tognoli per scopi che siano faziosi in parte, perché io credo che sarà fedele all'operato di Carlo solo chi sarà, che avrà un grande spirito autentico, uno spirito ambrosiano fatto di umiltà, di forza, di pazienza, di costruzione, di umiltà, perché Carlo era questo sia quando parlava al mondo, o quando parlava alla piccola biblioteca comunale della periferia della città. E quindi negli anni in cui fu sindaco, lui ritenne che la cultura potesse essere un rimedio efficace per superare quello stato depressivo di una comunità in crisi economica e sociale. Oggi ho riattraversato quel bellissimo libro, La cultura come terapia, che noi avevamo presentato nel 2011, ed è stata proprio, diciamo, è stato un brodo caldo per l'anima. Ecco, il suo impegno con il Centro Studi Grande Milano, e vado a concludere, è stato un servizio civico attento sino all'ultimo a dare concretezza all'idea del cambiamento, no? È stato un organizzatore instancabile, così come nel decennio e negli anni anche successivi, negli ultimi anni è stato un organizzatore instancabile, di
eventi capaci di arricchire la vita culturale non solo del Centro Studi Grande Milano, ma di tutta la città. Ed è stato perseverante sempre nella curiosità e costruttivamente critico anche fino all'ultimo, anche quando dall'ospedale, nell'ultimo messaggio del gennaio 2021, mi dice: beh, poi bisognerebbe riflettere con calma e fuori dalla polemica sulla sanità lombarda, senza mescolarsi in giochi strumentali già in atto. Io vi devo dire che la presenza continua, l'assiduità con il Centro Studi Grande Milano lo considero un grande dono, un grande privilegio, come la sua amicizia, di cui devo ringraziare il destino e anche diciamo, il destino di Milano e della mia vita. Fui il primo a firmare l'appello dei sindaci a favore diciamo, a sostegno di Mattarella per l'attacco che ebbe da parte dei 5 Stelle, a proporre l'appello dei sindaci per il referendum costituzionale, l'appello dei sindaci per una scelta europea e da ultimo l'appello per le risorse del MES. Ecco, ricordo questo, diciamo, come quelle più significative dell'ultimo periodo. Che lui ci accompagnino la Costanza Meneghina, la visione internazionale, il senso della storia, coniugata con una parola che è inglese, la dico understatement, che dà il senso della misura del valore, sempre, di un valore sempre misurato. Socialista e milanese, ha detto con un filo di voce l'amico di una vita che oggi avrebbe dovuto essere qui e solo perché è indisposto non c'è, che è vicepresidente del Centro Studi Grande Milano, che è Ugo Finetti. L'ha scandito con un filo di voce quando l'abbiamo accompagnato nell'ultimo viaggio. Ecco, io credo che dovremmo forse ripeterlo oggi, ancora più forte di ieri. Ecco, Carlo è stato un grande socialista e un grande milanese. Quindi grazie a Carlo e grazie a voi per il ricordo di oggi. Grazie Daniela. Hai fatto bene a ricordare anzitutto che Ugo Finetti, che avevamo invitato, non può essere presente perché ha avuto un'indisposizione a seguito del vaccino. E naturalmente spero che si rimetta il più rapidamente possibile e glielo auguriamo tutti. Grazie comunque, Daniela, per la tua cortesia e per il tuo ricordo che è stato anche commovente perché muoveva e muove da un rapporto di amicizia e di stima personale molto molto forte. Grazie davvero. E utilizzando un argomento che Daniela ha introdotto prima e che riguarda l'avvio dell'incarico a Tognoli come sindaco, che ricorderete successe ad un altro grande sindaco di socialista, Eraldo Aniasi, che è bene ricordare per il compito che ha svolto in anni molto difficili nella storia di Milano, direi quelli più tormentati dal punto di vista politico e sociale. Tognoli raccolse l'incarico e successe ad Aniasi quando ancora Milano, e non solo Milano, ma Milano in particolare, erano sconvolti sostanzialmente dal terrorismo e da una crisi economica con un'inflazione a due cifre. E si impegnò molto per ridare tranquillità, sicurezza, sviluppo, avvenire, non appellandosi semplicemente a dichiarazioni o a intenti, ma portando l'amministrazione a gesti e iniziative e attuazioni programmatiche che hanno lasciato il segno e che sono ancora oggi largamente ricordate e apprezzate dai milanesi, e questo, oltre che allo stile, è una delle ragioni cui si rifà la stima di tutti per Carlo. Allora, io vorrei far parlare anzitutto i due segretari provinciali dei due partiti che allora componevano la coalizione che rappresentò una vera
e propria svolta per quegli anni nella menzionata città di Milano. E vorrei quindi cominciare da Lucio Abbondanza, che era allora segretario provinciale, proprio in quegli anni, Foletto in quegli anni. Io e Lucio ci ricordiamo bene cosa accadde in quel periodo e lascio a lui la parola perché saprà senz'altro ricordarlo molto meglio di me. Nel frattempo, prima della parola di Lucio, do il benvenuto a Walter Galbuser che è finalmente rientrato nel nostro webinar. Grazie. La parola a Lucio Abbondanza. Lucio non si sente. Devi attivare il microfono. Certo. Si sente? Ci sentiamo. Bravo, grazie. Bene, grazie. Allora, sentito. Buonasera a tutti. Intanto voglio dire che io faccio ancora molta fatica a ricordare Carlo, perché l'emozione, il ricordo sono ancora così vivi per me che, perdonate se il mio intervento sarà magari sconnesso. Devo dire che ho conosciuto Carlo più di 50 anni fa. Come vedete continuo a usare il presente, nel senso che conosco Carlo da più di 50 anni. Abitavamo nella stessa zona, intorno a Piazza Sicilia, dove tra l'altro lì vicino abitava la sua mamma e mi ricordo che lui ogni tanto mi dava un passaggio. Ci fermavamo in Piazza Sicilia, proprio dove abitava sua mamma, si fermava e andava a trovarla. Era molto legato a sua mamma, che purtroppo naturalmente non c'è più. Poi con Carlo ho passato lunghi periodi di vacanze insieme con le rispettive famiglie, e sia a Framura, sia alle Cinque Terre, dove lui veniva spesso a trovarmi con Dorina, dove io ho una casetta, ed era innamorato di questo posto. Passavamo le giornate camminando e la sera a parlare e ricordare. Carlo Tognoli fu tra i primi a darmi il benvenuto nel Partito Socialista. Io avevo rotto col Partito Comunista sulla linea di Amendola del Partito Unico della Sinistra, Partito Socialista e Partito Comunista. E allora una federazione del Partito Comunista gestita in maniera stalinista, non certo ai tempi di Corbani e al modo di Corbani. E fu tra i primi, dopo che un grande discorso di Nenni, una bellissima lettera di Nenni, mi accolse me e il gruppo di miei compagni che venivamo dal Partito Comunista. Io allora, quando ci conoscemmo, ero uno stretto collaboratore di Agnasi, che Gian Stefano ha fatto molto bene a ricordare, perché fu un grande sindaco anche lui, come lo stesso Tognoli ricordava. E la collaborazione che io ho avuto con Tognoli è stata soprattutto, forse questo è un aspetto che si ricorda poco, quando lui fece l'assessore all'assistenza. Io ero direttore di una importante società di gestione dell'assistenza e insieme abbiamo avuto modo di ribaltare quella che era un antico feudo democristiano, di ribaltare nel senso di eliminare l'aspetto caritatevole, peloso, tipico di una certa democrazia cristiana che in quel periodo dominava. E ristrutturammo case di vacanza per i giovani e andavamo spesso insieme a cercare quelle che si chiamavano le colonie al mare, io non so se ci sono ancora, credo di no, dove i cittadini milanesi potevano portare i loro ragazzi. Devo dire che il principio a cui noi ci ispirammo fu non solo quello di
eliminare, diciamo, dal punto di vista dei principi l'aspetto caritatevole, ma soprattutto nelle case di riposo per gli anziani introducemmo il principio di una partecipazione alla gestione di queste case di riposo, e questo fu un momento veramente importante di nascita di una visione diversa dell'assistenza, che temo in questo periodo sia andata tramontando. Devo dire che oltre a questa collaborazione, anche perché io non sono stato a Palazzo Marino, in tempi in cui lui faceva l'assessore, io poi feci e poi successivamente il sindaco, ebbi modo di fare l'assessore all'economia e al lavoro nell'amministrazione provinciale, ma mantenemmo sempre un rapporto molto stretto. E devo anche dire che ho avuto modo di conoscere degli aspetti di Carlo che forse sono meno noti. Al di là della sua attenzione per l'arte, che si era concretata con le grandi mostre che tutti ricordiamo, lui era anche un raffinato intenditore e cultore dell'arte e della pittura anche contemporanea. Addirittura mi ricordo che lui e Dorina ebbero una bottega dell'arte in Brera, dove confluivano giovani pittori e dove si svolgeva un'attività intellettuale importante, interessante. E Tognoni era un politico. Era un politico nel senso pieno della parola. La mia elezione al segretario della Federazione di Milano del partito fu sicuramente uno dei suoi capolavori, non solo suo, anche di altri compagni, tra cui lo stesso Milani, Natali, Gangi. E fu un capolavoro perché Craxi era stato appena eletto dal Midas nel 76. Eravamo già nell'autunno del 76. E il capolavoro fu quello proprio di riuscire, in un momento in cui nella Federazione di Milano c'era ancora una maggioranza demartiniana, di riuscire a coagulare, a mediare tra le varie componenti, eccetera, in modo tale, ripeto, per dire in modo da artista, da far sì che alle 5 del mattino potemmo, non dico gridare, ma affermare la nostra vittoria. E fu un momento importante del nostro rapporto. E io, tra l'altro, appunto, in quel momento, come dicevo, ero stretto collaboratore di Agnasi, che se ne ebbe a male, vabbè, ma questo è un altro problema. Voglio ricordare anche un altro episodio a proposito di Agnasi, di cui ero molto amico e grande estimatore, e lo ricordo con grande affetto e particolare stima. Quando eravamo in un momento di vacanza a Framura con le famiglie, eravamo nel 76 e Agnasi stava lasciando la sua carica, e si parlava, si discuteva chi potrebbe essere. Eravamo insieme in vacanza a Framura. Io mi ricordo che avevo l'auto che non funzionava. Fatto sta che prendemmo io, insieme a due cari amici e compagni, uno non c'è più, Maffezzoni e Walter Marossi, oltre a mia figlia, e ci recammo all'Elba, dove si trovava Agnasi, per riuscire, per quanto potevamo nel mio piccolo, convincere Agnasi che la cosa migliore era che il suo posto venisse preso successivamente proprio da Carlo Tognoli. Erano molti gli aspiranti. Lo raggiungemmo, riuscimmo a parlargli, e forse
dando anche un piccolo contributo a questo grande evento che poi si rivelò la sindacatura di Carlo, anche se all'inizio era stata molto discussa e in qualche modo anche criticata ingiustamente. Voglio finire dicendo che adesso vedo su varie trasmissioni, in particolare la 7, che vengono spesso tirati fuori, scusatemi l'espressione, da questi cronisti pseudostorici, i momenti in cui si ricorda un Tognoli fatto bersaglio di avviso di garanzia insieme a Pillitteri. Io sono indignato da questo modo di ricordarlo, perché questo lo voglio gridare. Carlo Tognoli era un galantuomo. Io che non sono, ho avuto la fortuna di non incappare mai nella persecuzione dei magistrati, lo voglio gridare a pieni polmoni. Carlo Tognoli era un galantuomo e in tutta la sua vita si comportò come tale. E come tale io lo voglio ricordare e voglio ringraziare tutti gli amici che dopo di me diranno la loro parola, forse più esauriente della mia, per ricordarlo come merita. Un grande sindaco, un grande uomo, un grande amico. Grazie. Grazie Nuccio per questa ricostruzione e non solo della vicenda politica, ma dei rapporti anche personali che, come tu ricordavi, sono stati molto importanti, perché quello che al di là delle posizioni politiche a volte diverse e delle divergenze, una delle caratteristiche di Carlo era di saper ascoltare e saper mantenere un rapporto aperto e con coloro che considerava degli amici, un rapporto di amicizia solido. Io e Nuccio siamo due testimoni di questo stile e di questo modo di operare. Detto questo, darei la parola a Luigi Corbani, che allora era segretario del partito, della Federazione Milanese Provinciale del Partito Comunista Italiano. Prego. Io in realtà ero nella segreteria della federazione, sono diventato segretario dopo. Sì. Io volevo ripartire dalle cose, dalle considerazioni che faceva Nuccio Bondanza. Sul galantuomo non c'è alcun dubbio e non starei a insistere. Voglio ricordare anche quattro questioni fondamentali nella vicenda di Tognoli. Quando Nuccio parla che venne accolto in maniera, diciamo, un po' fredda, si diceva che era un uomo di partito, un burocrate. Ricordo che all'epoca c'era, anche noi dovevamo fare la scelta, il PC che era nella maggioranza di Palazzo Marino, conquistata con due ex democristiani e tre fuoriusciti dal Partito Socialdemocratico, fra cui Paolo Pillitteri. Lui veniva a considerare, l'altro candidato era il capogruppo del momento, che era Umberto Dragone. Almeno questo era quello che nel PC si discuteva. Chi scegliere fra i due? E la scelta fu sull'uomo di partito, quello che avevamo conosciuto in Viale Lunigiana, perché oltre all'assessore all'assistenza, era Carlo Tognoli era un uomo di partito con cui si discutevano anche le giunte della provincia di Milano, dei comuni della provincia di Milano. E la tesi che era un uomo di partito non era sufficientemente capace di fare l'amministratore. La cosa è stata smentita dalle vicende, ma c'è una cosa fondamentale che è la questione del momento. Come si formano gli amministratori?
Come si formano i cosiddetti politici oggi? Allora c'era una grande scuola che era quella dei partiti, nella quale c'erano, come dire, delle lotte interne piuttosto aspre ed intense, ma c'era anche una scuola che ti portava ad avere la capacità di mediare, di capire le opinioni degli altri. E Tognoli in questo era un socialista, come dire, usatemi l'espressione, meno unitario di altri, ma non per questo non era incapace di cogliere le ragioni di tutti gli altri. Voglio in sostanza dire che era socialista fino al midollo, ma nello stesso tempo capace di capire, per esempio, le posizioni che portava il Partito Comunista alla Federazione di Milano, che era una cosa a sé stante rispetto al panorama nazionale. E in questo ha fatto valere un'altra funzione importante dell'amministratore del Comune di Milano. Lui, non, nei rapporti che ho sempre avuto con lui, non ha mai pensato che il Comune fosse il punto esclusivo di potere della città. Lui ha sempre pensato che il Comune di Milano, in questo era il valore del politico e dell'amministratore, il Comune di Milano era un punto fondamentale dei poteri milanesi, ma esistevano tanti centri, come dire, di potere o di interesse con cui bisogna, il Comune Palazzo Marino doveva mediare. Quindi con un equilibrio di poteri che portava anche ad avere un rapporto positivo con tutta quella che poi si è definita la società civile o i corpi intermedi. Per esempio con i sindacati, per esempio con i comuni limitrofi a Milano. Non dimentichiamo che quell'epoca era l'epoca del terrorismo, di una città chiusa in se stessa, in cui c'era la paura di uscire di sera, ma era anche la città della crisi economica delle aree dismesse, con un grande problema, quello di ridisegnare la città. E questo è il terzo punto. Cioè ridisegnare la città era anche fatto in relazione a quello che avveniva nell'Interland milanese. Era l'epoca del piano intercomunale milanese, era l'epoca del CIME, delle edilizie economiche popolari. Era l'epoca in cui si posero le basi, e Goggi mi può aiutare in questo senso, di una infrastruttura fondamentale per dare l'idea di un'area metropolitana, che era il passante ferroviario, non solo le linee della metropolitana, ma il passante ferroviario come asse di una ristrutturazione dell'edilizia residenziale, delle attività produttive su scala metropolitana. Quindi l'idea dell'area, della città che aveva un ruolo fondamentale, Milano, ma non a sé stante o contro i comuni limitrofi, da Cinisello a Sesto San Giovanni, a Rozzano e così via. Quindi un'idea diversa, e lo dico tutto provocatoriamente, non solo perché è vero, ma lo ribadisco in un momento in cui si dicono delle stupidaggini sul ruolo di Milano e sulla attività dell'amministrazione comunale di Milano, compreso l'ultimo, e arrivo, che è quello della funzione nazionale di Milano. Milano ha avuto una funzione nazionale non perché, come dire, aveva dei rapporti politici con Craxi piuttosto che con i comunisti, come dire, miglioristi. Aveva una funzione nazionale perché Milano ha affrontato il problema del terrorismo, i problemi economici, i problemi dei servizi, i problemi della casa, i problemi dei servizi comunali, dei servizi infrastrutturali,
poi Maria Luisa può dire meglio di me l'azione della giunta Tognoli. Problemi anche di assetto dei servizi del Comune di Milano, della struttura del personale del Comune di Milano. Oggi noi viviamo una situazione che grazie allo spoil system ha distrutto il Comune di Milano. E lo dico a ragion veduta, visto alcuni problemi che ci sono. E quindi anche da questo punto di vista Tognoli e la giunta Tognoli hanno fatto di Milano un punto di riferimento nazionale per le scelte che sono state fatte, non perché qualcuno altro o qualche cosa altro avveniva all'esterno dell'amministrazione comunale. La politica, come sempre, e questo la giunta Tognoli ha dimostrato, è scelta. E la politica è scelta e quello che si scelse allora aveva un valore di carattere nazionale. Questo è il grande valore della presenza di Tognoli, con il quale era, come dire, non era facile, lo dico a ragion veduta, non era facile dialogare. Alle volte c'erano degli scontri abbastanza vivaci con Carlo, ma quello che non veniva mai meno era la correttezza e il rapporto di fiducia reciproco, perché una volta che tu avevi stabilito un accordo tu potevi stare tranquillo che quell'accordo veniva rispettato. Era la capacità di fare politica mediando, facendo i compromessi necessari, che ha dato a Milano 10 anni, io dico di più, 11 anni di grande presenza e di risoluzione dei problemi. Noi oggi, lo dico provocatoriamente e finisco, non viviamo l'eredità dell'Expo, viviamo l'eredità di una giunta di sinistra, delle giunte di sinistra, poi della giunta rosso-verde, che fece delle scelte precise dal punto di vista urbanistico. Penso solo alla discussione sull'urbanistica contrattata, che è una cosa, come dire, da dilettante allo sbaraglio rispetto a quello che sta avvenendo adesso e che è avvenuto negli ultimi 30 anni. Scelte urbanistiche, scelte di servizi, scelte di infrastrutture, con una visione che era del ruolo di Milano in Italia e in Europa. Giustamente Daniele ha citato anche quella grande momento che è stata la conferenza dei paesi europei al Castello Sforzoso. Grazie. Grazie Luigi, grazie anche per la lucidità, la chiarezza in cui hai ricapitolato quegli anni e che ci riguardano anche ora, come tu stesso hai fatto notare, ci riguardano e come, ma soprattutto per una questione che io condivido di principio e che abbiamo sperimentato tutti, il municipio, il Comune di Milano, come punto di governo e di mediazione degli interessi della città. E questa, per chi ha vissuto quegli anni, io li ho vissuti occupandomi di urbanistica, edilizia residenziale e via dicendo, posso confermare tutto quello che hai detto e te ne ringrazio. E proprio rifacendomi al concetto, come si dice, della mediazione, in particolare con gli interessi e con i corpi sociali, vorrei introdurre l'intervento di Walter Garbusera, perché Walter Garbusera in quegli anni era segretario della UIL e ha potuto vivere da un osservatorio laterale, ma molto importante, per i conflitti che anche in quegli anni si sviluppavano, naturalmente non soltanto a Milano, basti ricordare il referendum sulla scala mobile per fare un esempio, ma ne potremmo citare altri, conflitti che oltre che di carattere, diciamo, squisitamente ecosindacale, avevano anche per molti aspetti una loro specificità di carattere politico o comunque per le conseguenze di carattere politico e programmatico nella,
nella città di Milano, richiamandomi anche l'osservazione ancora di Corbani che riguardava giustamente il ruolo del corpo dei dipendenti e del Comune di Milano allora, che avevano una qualificazione rispetto alla media piuttosto elevata e che è stata poi smantellata negli anni successivi, come ricordava, con l'introduzione dello spoil system che ha smantellato e peggiorato la situazione non solo a Milano ma in generale dello Stato. Detto questo, darei la parola a Walter Galbusera. Microfono, Walter. Va bene così? Benissimo, grazie. Ma io, per la verità, in quegli anni, gran parte di quegli anni li ho passati a Roma come segretario confederale, ma ogni settimana tornavo a Milano, incontravo i compagni di Milano, quindi avevo un contatto sostanziale con questa realtà. E devo dire che, innanzitutto, nonostante il ruolo importante, ma i sindaci in materia sindacale, in materia di lavoro, in termini diretti, hanno ben pochi compiti, tranne che, ecco, questo è il primo aspetto che voglio ricordare, intervenire sull'organizzazione del lavoro nel comune. E qui vi fu un importante accordo. Fu riorganizzata la macchina comunale, fu resa più efficiente, e non senza qualche problema tra i sindacati, ma comunque questo risultato fu portato a casa e certamente rese più efficiente il lavoro dell'amministrazione comunale. L'aspetto più rilevante però dell'esperienza di Carlo Tognoli, a parte questa caratteristica che aveva, no? È stato definito sindaco a tempo pieno, no? Cioè una mole di lavoro e di attività enorme, no? che non lasciava spazio ad altro, e era un sindaco sempre presente, un sindaco che incontrava non solo le rappresentanze ufficiali della città, ma anche i cittadini nei quartieri, era un sindaco alla mano, un sindaco che veniva riconosciuto e salutato, ma ciò avveniva anche perché tutta una serie di attività che furono avviate, pur dovendo rispettare dei tempi tecnici inevitabili, ma insomma si realizzarono tempi ragionevolmente brevi, per esempio il progetto della metropolitana, no? È vero che fu inaugurato nel 90, ma fu iniziato e avviato in pochissimo tempo, cioè se non sbaglio, insomma, credo che nell'81, nel febbraio dell'81 il progetto fu avviato e i cantieri furono aperti nel settembre, no? Cosa impensabile ai giorni nostri, ma fu, come ricordava Corbani, fondamentale, insomma, questa visione urbanistica e del territorio, no? Che si incrociava con il trasporto, fu determinante per lo sviluppo della città. Una città che viveva l'incubo del terrorismo, come tutte le altre città, e in cui diventava difficile pensare di vivere normalmente, no? E qui l'amministrazione, Tognoli in prima persona, si impegnò a vincere questa paura, no? Addirittura con l'invito a fare le vacanze a Milano, no? Per battere questo timore, questa paura che si era diffusa tra la gente.
E in questo contesto avvenne quell'episodio fondamentale, e non solo nella storia delle relazioni industriali, ma anche nella storia politica italiana, e che fu l'accordo sottoscritto tra la maggioranza delle organizzazioni sindacali e il governo Craxi nel febbraio del 1984. Una fase in cui il terrorismo non era sconfitto, tant'è che si presentò puntuale, no, con l'uccisione di Ezio Tarantelli, ma in cui si poneva un altro drammatico problema, perché l'inflazione, anche per effetto del meccanismo, come dire, comprensibile e accettabile, ma perverso nella fattispecie, che continuava a rialimentare l'inflazione, no? I prezzi crescevano, aumentavano automaticamente i salari e i prezzi e aumentava l'inflazione. Noi raggiungemmo, non per molto tempo per fortuna, ma un'inflazione a due cifre, fino al 20%. È roba da, come dicevano gli economisti allora, da fondere la moneta. E con la moneta fondere però la democrazia. E per questo era fondamentale questo tipo di intervento. Ma era anche difficile, perché si trattava di, bene o male, di rinunciare a qualcosa. Pochi punti, poche lire, ma comunque l'approccio, diciamo, tradizionale del sindacato, che era quello di tenere, no, non aumentare, no, onestamente, ma era di tenere il potere d'acquisto, no? Con questa svolta correva dei rischi, era una scommessa sul futuro. E in questa vicenda, che ci portò in tutte le fabbriche e in tutte le piazze, nelle fabbriche a discutere e a votare, e nelle piazze a parlare con molta difficoltà, perlomeno gli esponenti che avevano detto sì all'accordo del patto di San Valentino difficilmente riuscivano a parlare nelle piazze. E in queste occasioni Tognoli fu sempre decisamente, non solo con noi, ma in prima linea. Quando Benvenuto, commemorando il primo raggio a Milano nell'84, fu travolto dalla contestazione, dal lancio di oggetti, di monete e così via, Tognoli era sul palco accanto a Benvenuto. Cioè non si trattava di una solidarietà verbale, ma di un comportamento concreto, di un comportamento visibile, no? Che lo rendeva responsabile e gli faceva assumere un ruolo importante anche su questa vicenda. E il sindacato aveva delle difficoltà almeno inizialmente, ad avviare un confronto diretto nei luoghi di lavoro e nelle piazze. Ma fu la linea di tenuta di tutta quella parte della società italiana che aveva capito che bisognava fare qualcosa per uscire da una situazione che non aveva via di scampo, che ci consentì di tenere nel dibattito, tenere nelle piazze e vincere poi il referendum successivo. E il punto non è marginale, perché questa vicenda cambiò molte cose, aprì grandi prospettive, poi purtroppo gli esiti futuri non furono sempre felici, ma certamente questa vicenda va ricordata come uno degli aspetti più importanti del cambiamento, nel senso della modernizzazione
del movimento sindacale, ma anche della società italiana. E Tognoli, però, come è stato anche ricordato, quando tentò con successo di ridare una speranza ai milanesi in una situazione molto difficile, lo fece valorizzando la cultura. E non voglio qui entrare in un argomento che magari qualcun altro è in grado di trattare meglio di me, ma certo è che non solo la Scala, il Piccolo Teatro, ma anche quella serie numerosa e qualificata di mostre, ci comprendo anche la mostra su Leonardo, no? Servì a dare il segno di un mondo che si risvegliava, insomma, che reagiva, no? Che riprendeva la propria vita. Insomma, Tognoli fu non solo un personaggio politico di grandi visioni, ma anche fornito di una concretezza e di un realismo importantissimo. E direi che era uno degli esempi di un uomo politico che sapeva farsi carico degli altri, e che sapeva cercare di dare delle soluzioni che fossero rispettose del punto di vista, ma anche degli interessi di tutti i suoi cittadini. Io credo che, però, ecco, sono d'accordo con l'intervento iniziale. Se noi ricordassimo solo Tognoli in quanto tale e non il Tognoli dirigente del Partito Socialista, no? Faremmo un torto a lui prima di tutto, che certamente non voleva essere, come dire, considerato un'eccezione, no? Ma si sentiva orgogliosamente una parte importante, una parte dirigente di una forza politica che aveva tentato di costruire quello che avrebbe dovuto essere, che non è mai stato, che non fu mai il partito, il grande partito socialdemocratico italiano. E in questo senso, ricordo le ultime discussioni che avemmo qui nella nostra fondazione, il suo interesse per le riforme, a partire dalla grande riforma, no, che aveva a suo tempo disegnato Craxi, ma era inalterato. Ecco, io credo che dobbiamo partire da qui, dal suo insegnamento, dal suo contributo, per riproporre degli obiettivi politici che sappiano finalmente, cioè, come fu nell'84, in circostanze diverse, voglio dire, ma non siamo in una situazione molto diversa, cioè una situazione drammatica, una situazione difficile, con dei rischi che sono visibili, ecco, offrire una via d'uscita che sia accettabile da tutti i cittadini e che segni davvero un momento di ripresa culturale, politica ed economica del paese. Grazie mille, Walter. Se siamo d'accordo, io procederei in quest'ordine, dando la parola a Luisa San Giorgio, poi a Folladore, e per concludere darei a Landoni, anzi a Giorgio Goggi e a Landoni. Prima di dare la parola a Luisa, soltanto un brevissimo inciso che è stato introdotto da Walter. Allora, dietro all'attività politica, allo stile, alla pragmaticità di Carlo, c'era però una cultura solida, nel senso che Lucio se lo ricorderà, ma io ebbi più volte occasione di discutere con lui, anche perché partivamo dagli stessi principi, ma come si sa nel Partito Socialista vigevano anche, come si dice, culture contigue ma parallele. Lui aveva una solida cultura riformista fondata non solo sulla lettura politica e non solo, in particolare del carteggio Turati-Kulishov, dei discorsi di Turati alla Camera, ma anche letture quali quelle che venivano prese dalla critica sociale di Treves e
in particolare da Mondolfo e della cultura che allora veniva chiamata la cultura della prassi, sostanzialmente. Dico questo perché, come tutti avete ricordato, i partiti non erano solo dei veicoli di partecipazione, erano veicoli di formazione e di acculturamento molto importanti, perché allora la cultura, l'uso corretto degli argomenti e, come ha detto Rico Corbani, la capacità di mediare, di comprendere anche le ragioni altrui, erano strumenti essenziali della politica. Detto questo, e detto quindi che la cultura era una delle basi solide dell'esperienza di Tognoli, non mi resta che chiamare in causa Maria Luisa di San Giorgio, che di questa esperienza è stata protagonista per molti anni. Siamo stati colleghi per almeno un quinquennio, e quindi lascio a Luisa la parola. Grazie Stefano. Ovviamente non ripercorrerò ricordi personali del rapporto con Carlo Tognoli, che conobbi nel 70 quando entrai in consiglio comunale, e in modi diversi lavorai con lui fino al 94, e poi dopo ci incontravamo ma non lavoravamo più assieme. E quindi sono emozionanti. Se dovessi dare un titolo a questa esperienza di questi 10 anni, che è il tema della riflessione di oggi, e rinforzando, diciamo, il concetto che ha appena espresso Stefano e che aveva espresso anche prima Luigi Corbani, direi che sono stati 10 anni di riformismo ambrosiano e di un'esperienza non facilmente ripetibile di collaborazione all'interno della sinistra, o comunque un'esperienza di collaborazione all'interno della sinistra che nella sua storia invece ha avuto sempre tante difficoltà. Ovviamente è ovvio che io ricordi questi 10 anni come degli anni bellissimi, un po' perché io ero il più giovane assessore, Carlo era il più giovane sindaco, quindi eravamo tutti giovani e di belle speranze, quindi, ma non solo per questo, ma per le 2 o 3 considerazioni che farò dopo, però cercando di capire come questo abbia potuto avvenire, pur in una situazione di grande difficoltà. I problemi dell'immigrazione non erano ancora risolti. La grande ondata migratoria degli anni 60 lasciava ancora questioni grosse da risolvere. Stefano, sai, la casa, la scuola, eccetera. Quindi questo, che adesso è sempre un grandissimo tema, era ancora sullo sfondo del nostro agire e del nostro operare. La crisi economica, è stato ricordato il terrorismo. Vorrei ricordare anche il rapimento Moro, vorrei ricordare la strage di Bologna, purtroppo la ricordo bene perché era il 2 agosto e quell'anno mi era toccato di fare il sindaco d'agosto e Carlo era appena partito per la montagna, ritornò rapidissimamente quando arrivò la notizia della strage alla stazione di Bologna. Quindi un clima che complessivamente, già solo per essere affrontato nei suoi nodi fondamentali, richiedeva grandi energie e richiedeva grande voglia di fare. Pur in questo clima di grandi difficoltà, grazie a questo riformismo ambrosiano, che veniva sia dalla tradizione del Partito Socialista, ma anche di un partito comunista che aveva qui a Milano una sua direzione di marcia ben precisa, si riuscirono a affrontare una serie di problemi. Io ne voglio, sarebbero tanti, ne voglio ricordare solo 3.
Si è già parlato del passante ferroviario, Giorgio Goggi poi se ne saprà meglio di me, però voglio ricordare che questo tema fu appunto affrontato da un assessore comunista e ovviamente dal sindaco Tognoli, che era socialista. E se ci fosse con noi Ugo Finetti, probabilmente ci ricorderebbe come il PC fino a poco tempo prima era stato addirittura contro le metropolitane, uno slogan che lui ha sempre usato, ma che aveva anche un elemento di verità. Ci piaceva, ci piaceva di più il tram, perché era più popolare con la metropolitana. E quindi invece fu un assessore comunista che affrontò, tra l'altro, Vittorio Cora, che era anche un ingegnere, quindi io non posso dimenticare le discussioni in giunta quando lui arrivava con tutte le cartine, le cose, le dispiegava, raccontava la stazione qua, qua, là, passa sotto, passa sopra. E, però giustamente, è già stato ricordato, era un modo per affrontare i problemi di Milano, ma con un'idea complessiva molto alta, non solo del rapporto, come ha ricordato Corbani, con la l'Interland, diciamo, e basta chiedere a chiunque abiti oggi in provincia di Milano che cosa gli ha cambiato la vita venendo a lavorare a Milano il passante, ma l'idea di liberare le aree. Adesso stiamo discutendo degli scali ferroviari, ma c'era dietro questa idea di liberare anche tutta una serie di aree di prospettive. Quindi un riformismo che faceva strettamente riferimento agli interessi dei cittadini amministrati per rendere migliore la vita dei milanesi, ma con una prospettiva molto più generale. E cosa analoga, esempio quasi analogo, è quello della metanizzazione della città. Anche lì, dal punto di vista pratico, quotidiano, diciamo così, la metanizzazione era seguita da Elio Quercioli, che non tanto quanto vice sindaco, ma quanto vice sindaco e assessore alle municipalizzate, e quindi affrontava questo problema. E io ricordo, quindi, anche in questo caso una strettissima collaborazione tra il Partito Comunista e il Partito Socialista. E io ricordo che anche in questo caso non si trattava solo di affrontare la metanizzazione perché avrebbe migliorato la situazione dell'inquinamento della città, avrebbe reso più conveniente le cose, ma anche in un'ottica di internazionale, di relazioni diverse e di autonomia negli approvvigionamenti. Di questo anche si discuteva, quindi si discuteva di come far vivere meglio il cittadino milanese, ma anche di quali scenari si potessero tracciare, o come Milano potesse dare un contributo a tracciare questi fenomeni, diciamo, di carattere nazionale ed anche internazionale. Chiudo con un ultimo tema esemplificativo di questa collaborazione e di questo modo di fare. Io Walter Garbusera ha ricordato le questioni sindacali. Io ricordo che ero in piena trattativa sindacale per le scuole, per tenere aperte le scuole materne nel mese di luglio. Ovviamente fu una trattativa lunghissima, infinita. Io ebbi anche critiche dal mio partito, ma insomma, e ci arrivò, mentre eravamo in piena trattativa sindacale, la notizia del rapimento Moro. Insomma, quindi e lì, però, nonostante la trattativa fosse durissima e accesissima, il senso di solidarietà e di appartenenza era un senso molto forte anche con le organizzazioni sindacali. Allora la CISL nella scuola era fortissima, quindi potrei intrattenervi a lungo su questo, ma volevo concludere solo con questo quest'altro esempio di questa collaborazione che riguarda le cose di cui io mi sono occupata. E ovviamente fui fortunata perché Carlo Tognoli era stato assessore all'assistenza, quindi oltre ad avere questa
formazione riformista milanese ad avere come anche, non so, ricordiamoci che Milano c'era stata Maria Montessori, queste cose qui, lui viveva molto da vicino questi problemi. E devo essere sincera, anche Bettino Craxi, che tutte le volte che veniva a Milano aveva un occhio per Milano, per la città, per, come Pertini, che voleva sempre sapere della scuola dei suoi nipoti, eccetera. Quindi oltre alle questioni generali erano anche molto attenti a che quello che succedeva nella loro città. E io, diciamo, mi ritenni fortunata perché Nuccia Modanza ricordava l'esperienza delle colonie. Voglio ricordare solo questo esempio. In quegli anni, ovviamente, fortunatamente da un certo punto di vista, i bambini milanesi non andavano più nelle colonie durante il periodo invernale. Quindi avevamo tutte queste colonie che erano usate solo nel periodo estivo. Ovviamente si aprì una grande discussione se cosa farne, chiuderle forse, perché intanto costavano e perché bisognava tenerle aperte. Forse. Ricordiamoci che erano gli anni dei primi decreti stammati, quindi delle prime limitazioni alla spesa pubblica. Quindi non è che fosse una scelta semplice. E una parte del Partito Socialista era ovviamente per la linea del rigore. E io ricordo che ebbi ovviamente dalla mia parte Carlo Tognoli e avviammo come amministrazione l'esperienza di Scuola Natura, quindi di mandare i bambini delle scuole milanesi per dei soggiorni di 2 settimane durante l'arco dell'anno nelle cosiddette colonie o case di vacanza. Un progetto che è sopravvissuto a tutto, tant'è che c'è ancora adesso. Io ogni tanto mi meraviglio di come alcune cose sono sopravvissute, e questo lo si poté fare, io ripeto, grazie, certo, noi a questa tradizione di socialismo ambrosiano e anche di particolare sensibilità di Carlo Tognoli su questi temi. E io spero sempre che dalla collaborazione di quegli anni e da questa collaborazione, che credo di aver detto non è che erano tutte rose e fiori, non è che brindassimo soltanto, c'erano anche discussioni, ma però se andiamo a vedere i risultati, io ho parlato di queste tre cose, però tutti hanno parlato del centro storico, della cultura, di tantissime altre cose, è come grazie ad una collaborazione si sia potuto affermare una cultura e una pratica riformista che io non amo metterci aggettivi, ma era un riformismo attento ai problemi dei milanesi, ma con anche una prospettiva nazionale e in molti casi internazionale. Grazie Luisa. Prima di dare la parola a Folador, che come si dice è un amico del Tognoli giovanissimo e ci può quindi testimoniare da un altro punto di vista il percorso che Carlo cominciò a fare da giovanissimo a Milano, il Partito Socialista Italiano. Io vorrei sottolineare intanto l'importanza di un argomento, di una cosa detta da Luisa poco fa, e cioè il valore simbolico importante della cosiddetta sinistra riformista di governo a Milano, che avrebbe potuto essere, come si dice, esemplare, quantomeno nella qualità dei rapporti tra i due partiti della sinistra, cosa che poi purtroppo non è avvenuta e non stiamo a indagare su queste cose. Ne ho parlato qualche giorno fa con Luigi, ma non è questo il terreno, il momento nel quale parlarne. Dico solo che quell'esperienza ci può essere utile anche oggi, perché aveva una qualità politica e concettuale che secondo me in buona parte andrebbe recuperata.
Detto questo, vorrei solo aggiungere che tra gli aspetti di modernità di quegli anni, non vorrei che ci dimenticassimo, fu avviato il cablaggio della città in quegli anni, e nulla di più moderno. E anche lì ci furono contrasti, problemi e via dicendo, ma era un tratto fondamentale dell'ammodernamento della città, di cui ancora oggi traiamo, e noi siamo un esempio qua, un'utilità di carattere civile, oltre che economico, naturalmente. Ho ricordato questo perché mi pareva che non si potessero tralasciare queste considerazioni. Detto questo, naturalmente do la parola a Follador e lo ringrazio per aver atteso sino a questo momento. Devi accendere il microfono. Buonasera a tutti. Buonasera. Io ringrazio gli organizzatori di questo webinar e scenderò logicamente di livello nel mio intervento, perché non sono stato protagonista come alcuni di coloro che sono intervenuti sinora, come Corbani, la Maria Luisa Sant'Ambrogio e altri, delle esperienze dirette e amministrative di Carlo Tognoli. E quindi desidero iniziare questo incontro solo con le stupende parole pronunciate da Ugo Finetti nella sala Lessi per l'ultimo saluto dei cittadini di Milano a Carlo Tognoli. Siamo qua per ricordare una persona che ci ha voluto bene e che ci ha fatto del bene. Queste sono parole che Ugo Finetti, che oggi non è purtroppo presente, a cui facciamo gli auguri, aveva pronunciato in quell'occasione, e facendo seguire la sintesi della persona Tognoli, dell'amico Tognoli, socialista e milanese. Ritengo che questa occasione mi sia anche consentito di ricordare il suo eccezionale percorso politico in senso lato, della sua intensa vita e qualche episodio personale a conferma del profondo rapporto che mi ha legato a Carlo per un lunghissimo periodo. Carlo proveniva dalla seconda nidiata di giovani al seguito di Bettino di fine anni 50, con Gangi, Vibaccalini, Vertemati, Durante ed altri, poi tutti mandati nei comuni dell'Interland a farsi le ossa dal segretario di allora Giovanni Mosca, e a Carlo capitò di fare l'assessore al comune di Cormano, che fu la sua prima esperienza amministrativa, di cui ancora dei vecchi compagni ricordano il grande contributo che diede in quell'occasione. Io facevo parte invece della prima nidiata di Craxi del 53-54 con Cocucci, Lucini, Spinazzola, Turri ed altri, e Martelli e Finetti arrivarono dopo, e se ricordo bene, il primo dai Repubblicani e il secondo dal Partito Comunista. Con Carlo ci siamo conosciuti ben nel 57, quando lui frequentava la sezione Monforte di via Largonne ed io la sezione Lambrate di via Conte Rosso, dove era iscritto proprio Bettino. Io per lui sono sempre stato il compagno e amico di gioventù di Bettino, e quando mi presentava ad altre persone accompagnava sempre al mio nome questa precisazione. Diventammo grandi amici, ci legava una grande stima reciproca che si è protratta ininterrottamente per oltre 60 anni. Fece quindi parte di quel gruppo giovanile che riuscì a portare per la prima volta in Consiglio Comunale Bettino Craxi nelle elezioni amministrative del 60, e nella quale lo stesso Bettino poi divenne assessore. Sempre nello stesso periodo, Carlo fu eletto segretario cittadino della Federazione di Milano nei primi anni 60 e mi volle subito al suo fianco. Io nel frattempo mi ero trasferito alla sezione Padova. Per volontà di Bettino venne inserito in lista nelle elezioni comunali
di fine anni 60 e venne eletto nel Consiglio Comunale, poi rieletto in Consiglio con le successive amministrative e durante queste consigliature gli furono affidati gli assessorati prima all'assistenza e beneficenza, come ricordava Abbondanza, e successivamente al divanio, al demanio e ai lavori pubblici. Nel 76 viene eletto sindaco di Milano, carica che manterrà per 10 anni sino all'86. A mio parere questo è stato il periodo più significativo del suo percorso politico, forse anche perché l'abbiamo vissuto in prima persona da molto vicino, periodo in cui dimostrò la sua capacità di innovazione, del suo rapporto speciale con la città, favorito dal suo carattere gentile, appassionato ed efficiente. Vengo ora a qualche ricordo personale, perché anche i ricordi più semplici ci fanno comprendere la qualità di un uomo. Ricordi ad un livello inferiore, ma diciamo importanti per la vita delle persone che si conoscono e si stimano reciprocamente. Ricordo che circa ogni anno mi convocava nel suo ufficio a Palazzo Marino con un altro compagno, Antonio Concina, purtroppo anche lui da poco scomparso, per parlare dei problemi della città vista dal nostro punto di vista, che la vivevamo dal suo interno, e per illustrarci in anteprima le sue idee sullo sviluppo e le iniziative per Milano. Poi, dopo una certa ora, a tarda sera, via in galleria per raggiungere il Camparino per il solito aperitivo con cui era, diciamo, con cui voleva chiudere la serata. Grande era la sua disponibilità alle richieste dei cittadini e dei compagni. Ricordo quando si fece in quattro per fare intervenire presso la scuola elementare che frequentavano i miei figli il grande Obrazov, importante artista russo di allora del Teatro dei Burattini, che era venuto in Italia per pochi giorni con due sole rappresentazioni, a Roma al Sistine e a Milano al Piccolo Teatro. Mi fece fare una grande figura nel mio quartiere. Altro ricordo, come sindaco presenziava e visitava quasi tutte le manifestazioni fieristiche milanesi e allo SMAU, grande mostra di allora dell'Information Communication Technology, in cui esponeva la società che allora dirigevo, non mancava mai di passare al mio stand per salutarmi e di interessarsi sull'attività aziendale e conoscere le nostre impressioni nel momento politico-economico del periodo. Come già stato ricordato, la sua porta era sempre aperta e da lui trovavi sempre consiglio e conforto. L'ultimo esempio, io e Broi, l'attuale segretario del Partito Socialista Italiano della Federazione di Milano, per l'importante iniziativa del 23 febbraio dello scorso anno per il titolo che davamo alla Federazione, intitolata Bettino Craxi, lo interpellammo un paio di mesi prima in un incontro al barrettino di Palazzo Reale per avere da lui suggerimenti sull'impostazione della manifestazione che poi, come avete visto, tutti ebbe un grande successo. Ritornando al suo percorso politico, nell'87 venne eletto deputato e quindi ministro per le aree urbane e nel successivo governo ministro del turismo e dello spettacolo. Nell'89 viene eletto nel collegio del nord-ovest della Lombardia al Parlamento europeo con ben 374.000 voti di preferenza, uno dei risultati che pochi uomini politici siano riusciti a raggiungere in Italia. A questo proposito, dopo pochi mesi da quell'elezione, prese l'iniziativa di invitare molti compagni di Milano a Strasburgo per visitare la visita del Parlamento europeo, e io ero fra questi. Ricordo poi la sua passione più importante, che fu quella relativa alla storia del PSI, confermata anche negli anni successivi nei rapporti sempre intensi che ha avuto con la Fondazione Kubitschek. Affermava di avere ricevuto molto dal partito, ed era vero, e anche dalla città, al punto di avere
di aver dato vita, dopo aver lasciato gli impegni dell'attività politica, all'associazione denominata Amare Milano, a conferma del suo attaccamento alla nostra metropoli. A questo proposito devo ringraziare le bellissime e toccanti parole nel ricordo che ha fatto di lui l'attuale responsabile del marchio, Daniela Manini. Devo rammentare anche per ultimo che fu il primo personaggio pubblico a parlare con lungimiranza di organizzare l'Expo a Milano nel lontano anno 2006, affermando nell'intervista al Corriere che tale iniziativa era nel DNA della nostra città. Scusatemi per la lunghezza dell'intervento, ma era minimo che potessi esprimere per ricordare un amico carissimo che con l'esempio della sua vita mi ha e ci ha dato, usando ancora le felici espressioni di Ugo, una grande lezione di umanità, di coerenza e di coraggio. Grazie di cuore per avermi permesso questo saluto a Carlo. Antonio, grazie a te e grazie davvero per aver ricostruito l'itinerario politico di Tognoli e di averlo ricostruito dal punto di vista non solo di un amico, ma di un compagno che stava nella società civile prima che nella politica, e che quindi ha potuto dimostrare che l'interesse di Carlo e i suoi rapporti andavano ben al di là del stretto personale politico. Detto questo, darei la parola a Giorgio Goggi. Grazie. Presentazioni, naturalmente. Prego. Comunque, grazie per avermi dato la parola e per avermi invitato a questo webinar che è molto importante. Io diciamo che la mia conoscenza di Carlo Tognoli è posteriore a questi grandi 10 anni che lui ha passato come sindaco di Milano. E io, pur iscritto al Partito Socialista dei primi anni 70, facevo l'architetto, progettavo le case popolari per il CIMEP, stavo al Politecnico a occuparmi di urbanistica, però ero appassionato, grandemente appassionato della politica milanese e soprattutto della politica dei grandi sindaci socialisti milanesi. E tutte le cose di cui prima diceva Luigi Corbani, che veramente entusiasmavano per il fatto che si riuscirono a fare delle cose che non si erano mai fatte a Milano. Lui parlava del passante ferroviario, ma io devo ricordare anche la 177 al Garibaldi, il piano case, molte altre cose fatte da quelle giunte che appassionavano tutti noi. E devo dire che mostravano un coraggio la cui qualità si capisce adesso, perché ci vuole poco coraggio a fare dei grattacieli, basta lasciare la briglia sciolta agli immobiliaristi. Però a fare la 167 al Garibaldi ci vuole tutt'altro coraggio. A far partire il passante ferroviario ci vuole tutt'altro coraggio. A fare quelle cose ci voleva un coraggio che adesso non c'è più. E questa è la cosa, secondo me, importante, quella che allora mi faceva appassionare di questa politica milanese e l'ammirazione che avevo, pur senza conoscerlo ancora, di Carlo Tognoli. Poi quando lui fu nominato ministro delle aree urbane, venne da me Giulio Redaelli e mi chiese se avevo qualche idea da così. Io feci un promemoria e mi trovai catapultato al Ministero delle aree urbane come coordinatore di un comitato scientifico. Lui non mi conosceva e era una situazione strana. Mi trovai a dover, non dico combattere, ma comunque discutere con il capo di gabinetto e con il capo dell'ufficio legale. Il capo di gabinetto era Luigi Mazzella, che poi è diventato vicepresidente della Corte Costituzionale. Il capo dell'ufficio legale era Massimo Massella, che è diventato poi avvocato generale dello Stato. Quindi non era cosa da poco. E a convincerli di quello che noi volevamo fare, di quello che pensavamo di poter fare. Ecco, quello che mi stupì di Carlo in quel momento, oltre all'aspetto umano, alla sua semplicità, lui aveva una capacità di affrontare tutte le cose con una grande semplicità.
e la cosa che stupiva è come aveva la capacità di trasformare anche gli spunti che gli venivano dati, gli spunti più semplici, in imprese politiche ben progettate, ben fondate e che avevano sempre una loro precisa logica e una possibilità di successo. Questa era una cosa che veramente stupiva in lui. Così come il fatto che a volte gli facevamo dei promemoria di una pagina e da questo naturalmente nascevano sempre delle sue posizioni politiche straordinariamente efficaci. Ecco, aveva poi questa padronanza tranquilla della macchina dello Stato, nonostante che venisse da un comune, forse un comune non è poi così semplice come pensano quelli che stanno allo Stato, aveva una padronanza della macchina dello Stato straordinaria, riusciva sempre ad imporre in modo tranquillo, in modo non conflittuale il suo modo di vedere le cose. Anche non era, a volte era anche duro, anche a ragione naturalmente, però aveva questa padronanza straordinaria. Ecco, io penso che il periodo passato al Ministero delle Aree Urbane, che è quello che conosco meglio, non sia stato un periodo minore rispetto al suo periodo da sindaco. Perché da quel periodo vennero tre capisaldi della politica urbanistica italiana. Il primo è stato la legge 122 sui parcheggi, e che ha posto fine allo scandalo del fatto che si costruivano case senza mai costruire i parcheggi per i residenti, per cui si continuava a mettere in strada, a scaricare su strada una grande quantità di automobili. È la prima volta che si affrontò questo problema e giustamente viene chiamata legge Tognoli. La seconda fu la legge 211 sul finanziamento delle metropolitane, che fu forse l'unica e la migliore legge sul finanziamento delle metropolitane, perché in modo molto semplice finanziava le metropolitane in ragione della quantità di popolazione che potevano, della quantità di spostamenti che potevano servire e quindi della quantità di automobili che potevano far lasciare a casa. Ed è stata l'unica legge che ha consentito un grosso sviluppo delle metropolitane senza conflitti perché i criteri erano molto semplici e anche noi a Milano quando abbiamo avuto i finanziamenti della 211 li abbiamo avuti senza grandi problemi, mentre invece la legge che l'ha seguita è il cosiddetto legge obiettivo che obiettiva non era per niente, ha cambiato completamente le cose. E infine la legge sugli accordi di programma che ha incardinato lui in Parlamento, anche se poi è stata approvata come botta Ferrarini e poi dopo riportata nelle legislazioni regionali. E anche quella ha infranto per sempre questa, diciamo, pietrificazione, come la chiamava Giulio Regli, dei piani regolatori, consentendo una flessibilità e consentendo la capacità di modificare le pianificazioni a seconda delle necessità. Ecco, queste sono state tre leggi che sono dei capisaldi della legislazione urbanistica nazionale e questi si devono a lui, perché io penso che se non ci fosse stato lui con la sua esperienza di sindaco, non penso che sarebbe stato così facile farle approvare. Ecco, lui aveva anche questa capacità. Spesso ci riuniva tutti, chiamava Redaelli, chiamava me, chiamava Putrera, chiamava Incalza, chiamava altre gente, ci faceva discutere su molti aspetti. Poi se andava a casa decideva lui, decideva sempre in modo da riuscire a coordinare tutte le nostre proposte, riusciva sempre a trovare una quadra che era politicamente significativa. E lo stesso fu per la preparazione dei mondiali di calcio del 90, di cui si occupò e anche lì riuscì a risolvere tutti i problemi senza grandi sforzi. Ecco, ho conosciuto in lui il vero spirito riformista, quella volontà di cambiare la società e migliorarla nell'interesse di tutti. E questa era la cosa che più lo faceva ammirare. Quando è venuto il mio turno di fare l'assessore a Milano, cosa che devo in parte anche a lui, in buona parte anche a lui, non mi ha mai lasciato senza i suoi consigli. Ci trovavamo alle Tre Gazzelle, ci trovavamo al Camparino, si parlava, non mi diceva mai quello che dovevo o non dovevo fare, ma mi dava sempre uno sguardo sulle cose molto più elevato, molto più generale. Ed è stata per me una grande scuola. E se non ho fatto grandi
grandi sbagli nella mia attività di assessore lo devo anche a lui. Quando ho smesso questa mia attività politica, mi sono dovuto dedicare a ricostruire la mia attività professionale e ci vedemmo molto meno, cosa che mi rincresce e mi dispiace molto. Grazie Giorgio. Anche tu hai provato una commozione che ha attraversato ciascuno di noi e attraversa ancora. E te ne ringrazio molto. Detto questo, prima di dare la parola a Enrico Ghirlandoni, che, ripeto, ha scritto un'eccellente ricerca sull'attività delle giunte di sinistra di quegli anni, di cui tutti noi siamo ancora grati, perché credo sia una delle pochissime ricerche documentate su quegli anni. Voglio semplicemente ricordare che Carlo Tognoli, come ha detto Antonio Di Cofolladore, non è stato solo per 10 anni sindaco di Milano, è stato, come è stato ricordato, vice segretario della Federazione Milanese del PSI, è stato 2 volte il ministro ed è stato, se mi permetto di dire, vice segretario del nazionale del Partito Socialista per un breve periodo, alla vigilia delle elezioni del 1987, se ricordo bene. Detto questo, per non dover poi interrompere o concludere, voglio solo aggiungere, per precisare, che la presentazione della lista socialista e autonoma alle prossime elezioni amministrative non ha nulla di nostalgico, né si presenta tantomeno come un'ipotesi di rivincita, è semplicemente il desiderio di ricostruire la presenza di una storia politica onorata e che può fungere, come si dice, da stimolo anche per l'ammodernamento di quella sinistra che dovrà ad un certo punto scegliere, consentitemi la sbrigatività, ma avremo forse occasione di parlarne più a fondo, se morire democristiano o approdare a una politica socialista nella sua versione moderna che riguarderà fatalmente la salvaguardia dell'ambiente o del creato, come dice Papa Francesco, e che riguarderà anche la cooperazione, la pace del pianeta stesso, se vorrà durare. Detto questo, do la parola a Enrico Ghirlandoni, che ringrazio per aver atteso, ma credo possa concludere sulla base di quel che già conosce, dagli spunti che ha ricavato da questo dibattito. Grazie Enrico. Grazie mille, grazie a tutti voi. Devo dire che sono in grande difficoltà, Gian Stefano, perché dopo aver ascoltato questi interventi davvero ricchi, non solo tanto sul piano dei contenuti, ma proprio sull'aspetto della testimonianza, del vissuto, è difficile e lo è anche per i tanti stimoli, no? Naturalmente, che ho avuto modo di raccogliere, di seguire. Io vorrei provare brevemente, insomma, per poco tempo, a ragionare su 5 punti, quindi mi perdonerete anche magari per l'approccio schematico, ma credo che appunto a volo d'uccello sia utile procedere invece in questo modo. 5 punti, partendo però da un tema che è fondamentale, che mi è molto chiaro e che io ho colto con orgoglio in tutti gli interventi e che credo centrale, cioè il tema del Tognoli politico, di ciò che significhi oggi, ciò che significa oggi il concetto di politica e la professione di politico. Io vorrei leggervi brevissimamente un passaggio di un'intervista che Tognoli rilasciò al Giornale dopo le elezioni politiche del 76, perché a mio avviso chiarisce
la natura e il senso della missione da lui attribuita all'impegno politico. Tognoli diceva: io non sono un uomo dell'apparato, perché questa era una scusa, che era un'accusa che gli veniva mossa, no? Di essere un oscuro funzionario, un personaggio, come dire, poco in vista, che era rimasto dietro le quinte, no? del partito. Dice: io non sono un uomo dell'apparato, ma un dirigente politico che si dedica da 15 anni alla vita pubblica. Ecco, questa credo che sia l'autodefinizione di Tognoli, che costituisce il punto di partenza per osservare anche con nuovi occhi il senso della missione politica. E di qui, come dire, ricollegarmi a quello che è il primo punto del discorso che vorrei brevemente affrontare. Il tema della visione politica, concetto della visione politica. Il 12 maggio del 76 Tognoli è eletto sindaco e nel suo discorso programmatico dice, in estrema sintesi, che il comune è un soggetto che, rivendicando un'azione politica, può e come provare, di concerto, in ascolto con tutte le altre istanze della città, ma può e deve svolgere un ruolo di coordinamento e di correzione anche delle sperequazioni esistenti all'interno delle realtà cittadine. E questo è un elemento non da poco. Lo dico perché questo credo che sia un tema dal quale partire, che noi dobbiamo considerare come centrale per immaginare un futuro e una visione di governo della città. Senza visione politica non si va da nessuna parte. E lo dico con un certo orgoglio, un certo, come dire, anche trasporto, per ribadire l'esigenza di una discontinuità rispetto al tecnopopulismo degli ultimi decenni, direi degli ultimi due decenni, e per prendere anche delle distanze da quelle concezioni un po' minimal che avevano in qualche modo voluto pensare a ridurre il comune ad una sorta di grande condominio gestito da un buon amministratore. Ecco, lo dico perché invece senza una visione politica e una cultura politica difficilmente si riesce ad incidere sulla realtà, cosa che credo importante per una cultura, una prospettiva socialista. Il secondo punto cui vorrei accennare è il tema della partecipazione, che è un tema che evidentemente è molto caro, collegato, certamente lo volevo fare anche il collegamento a Gabera, insomma immagini che ci sono molto care, ma che è espressione del concetto della democrazia anche, no? Di questa visione politica. Sotto il capitoletto, diciamo, partecipazione ci stanno tante cose relative a Carlo Tognoli. Vorrei riprendere anche qui alcune suggestioni che sono state lanciate da Corbani all'inizio. Cos'era Milano quando Tognoli diventa sindaco? Beh, una città profondamente vulnerata nel suo profondo dalla violenza politica e anche in senso, se mi consentite, fisico, spaziale. Cioè gli stessi spazi della città non erano agibili. Cioè, quindi un corpo vulnerato sul piano del dolore, del dramma, che ovviamente colpisce tutti, della violenza, ma anche vulnerato nel senso fisico, spaziale. E allora quest'idea di favorire la partecipazione, il far rivivere alcune zone della città attraverso il ripopolamento, se mi consentite, quindi la partecipazione, la presenza dei cittadini, per esempio vietando l'utilizzo del centro storico per le classiche manifestazioni politiche del sabato pomeriggio, di concerto con il prefetto Amari, cioè in perfetta quindi concordanza di visione e di idee con le altre istituzioni del territorio, è un elemento molto importante che credo valga la pena ricordare. Proprio allo scopo di favorire la partecipazione delle persone alla vita, alla presenza attiva nella città, sono due le iniziative che mi stanno a cuore, che magari non sono, come dire, non voglio essere frainteso, di altissimo livello cultural programmatico, ma che sul piano popolare sono fondamentali. E lo dico perché il concetto di comune popolare per la storia dei socialisti è fondamentale, lo è da Turati e ha attraversato tutte le vicende degli amministratori socialisti. Estate a Milano, quindi con la presenza in luoghi precisi della città di programmi, spettacoli, iniziative di intrattenimento che portavano il grande pubblico, e Milano per voi, un'iniziativa di ordine culturale che favoriva però la partecipazione, la formazione permanente dei cittadini. Io credo che sia cosa da poco di fronte anche a un generale abbruttimento dovuto a tutta una serie di dinamiche che io non voglio approfondire in questa sede, ma
che hanno portato, a mio avviso, a un depauperamento complessivo di una sensibilità culturale delle persone. Ecco, queste due iniziative favoriscono e come la partecipazione. E poi vi è il tema del decentramento, su quale inviterei anche a fare delle riflessioni rispetto a quelle che sono le criticità dell'attuale decentramento a Milano. Un decentramento che è molto centralizzato, un decentramento che decentra ben poco, sebbene vi siano addirittura gli assessori, no, nelle varie zone della città. 4 maggio 77, nuovo regolamento sul decentramento, Milano che nel 1979 è la prima città d'Italia, con Tognoli sindaco, a proporre il bilancio azzonato. Cioè cosa voleva dire? Non eravamo ancora alle con l'elezione diretta dei consigli di zona, ma alle zone che erano nominate, venivano affidati uno stock, consentitemi la brutalità, di 56 miliardi di lire da allocare all'interno del grande bilancio comunale sul tema degli investimenti. Elemento mi pare non da poco sul piano della modernità, della visione e dell'innovazione e soprattutto sul significato per l'appunto della partecipazione delle realtà locali del territorio nella vita della città. Terzo punto, governo del territorio. Anche questo è un capitolo enorme, no? Se mi consentite, ci sta l'urbanistica, c'è il tema dell'edilizia privata e pubblica, ci sono i trasporti. Procediamo con ordine, per titoli, ma per ordine. Piano pluriennale di attuazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente l'urbanistica e il tema delle scelte appunto strategiche di ordine urbanistico. Su questo fronte la giunta Tognoli, a mio avviso, ebbe modo di esprimere la sua vera cifra riformista, laddove con aggettivo riformista intendo la capacità di adattare le scelte, le soluzioni politiche a seconda delle condizioni reali e del loro mutamento in itinere. L'approccio urbanistico della giunta Tognoli è, se mi consentite, Goggi mi perdonerà perché è un tecnico, io lo sono meno su questo fronte, è rigido. È ancora molto rigido contenere il ruolo del terziario, valorizzare quanto più possibile la presenza industriale, cercare di mangiare, come dire, meno territorio possibile anche per quanto riguardava il contenimento delle nuove licenze edilizie, eccetera. In itinere questo approccio cambia, deve cambiare in nome di un'esigenza di sviluppo, che è quella che sta appunto al centro della riflessione della giunta Tognoli. Dunque, questo piano che cambia, questo approccio urbanistico che cambia e che ha dei momenti di svolta, ne citerò qualcuno. Primo, piano dei trasporti, varato nel 78 e diciamo approvato, acquisito nel 1979, con due temi che si tengono tra di loro e che, come dire, a mio avviso rappresentano un mirabile equilibrio. Allora, passante ferroviario che serve a riequilibrare i rapporti, le dinamiche, gli scambi, i flussi tra i valori immobiliari del centro città o comunque del territorio comunale e il territorio circostante, creando un sistema unitario integrato, no, sostanzialmente. E poi il tema della linea metropolitana 3 che al contrario doveva appunto servire allo sviluppo della città, quindi una riflessione più legata al territorio comunale in qualche modo, anche alla luce proprio del tragitto, del percorso studiato. Quindi un bilanciamento tra questi due aspetti, l'aspetto del riequilibrio e l'aspetto della valorizzazione dello sviluppo della città di Milano. E poi tutto il tema della riflessione sulla provincia metropolitana. C'è un convegno importantissimo dell'ANCI a Palermo nel gennaio dell'81 e qui Tognoli propone fortemente il tema del governo delle grandi aree metropolitane, ponendo per la prima volta l'esigenza di un riconoscimento giuridico e amministrativo di queste aree. E lo dico anche qui, consentitemi la battuta magari un po', come dire, critica e polemica nei confronti dell'attualità. Ecco, pensare che il sindaco attuale è sindaco della città e lo sarebbe anche in qualche modo della dimensione metropolitana, rispetto alla quale però nulla si sa, nulla si crea, come se appunto Milano si auto chiudesse all'interno dei suoi meri confini amministrativi, è, come dire, indicazione, indice di qualche problematica e dell'esigenza forse magari di recuperare o di riflettere su questo tema. E poi non può essere dimenticato il piano casa, a cui già si è accennato, con questa, diciamo, questo impegno a bilanciare l'intervento privato e l'intervento pubblico. Pubblico che c'è. E anche questo forse
è un tema sul quale si deve ritornare a ragionare, no? Le politiche della casa con un ruolo quantomeno di coordinamento della politica, del comune, che cozza totalmente rispetto a quella che è l'attuale modalità di gestione invece dell'edilizia cosiddetta sociale. E chiudo col tema, questo punto, col tema del documento direttore. 1983-84, lì ci sono tutti come dire, gli elementi di riflessione programmatica sul destino delle grandi aree post-industriali. C'è tutta la zona della Bovisa, no? Con tutta l'ex zona del gasometro da ripensare. C'è tutto il tema del Garibaldi da rivedere, ripensare. C'è tutto il tema degli scali ferroviari e di Porta Vittoria, che mi sembra ancora di grandissima attualità. E quindi questo è evidentemente un tema centrale, con tutta la riflessione sulla crisi, no, della grande industria, che Tognoli inserisce in cima alla sua lista delle priorità all'inizio dell'amministrazione 80, di quella consigliatura che inizia nel 1980. Quarto capitolo, e procedo velocemente, gestione dei servizi, tema anche questo mi pare di assoluta attualità, sulla quale ci sarebbe molto da riflettere. Anche qui, gestione dei servizi, che vuol dire capacità tecnica, ma sulla base di un disegno, di una strategia, di un modello. Dove si vuole andare? Quali sono gli obiettivi che ci si vuole porre? Allora, è stata evocata la metanizzazione, operazione, devo dire, portata in porto grazie alla perfetta sinergia operativa con vice sindaco e assessore a bilancio e municipalizzate Quercioli. L'idea della metanizzazione, del riscatto comunale del servizio gas, nasceva da un progetto, che era il progetto della politica ambientale. Cioè Milano, che doveva diventare un faro, un modello nelle politiche ambientali e energetiche, per la cui realizzazione doveva passare attraverso tutta una serie di come dire, tappe intermedie che costituivano esse stesse dei progetti molto molto ambiziosi. Teleriscaldamento, con valorizzazione del ruolo della municipalizzata preposta alla gestione dei rifiuti urbani, l'AMNU, poi AMSA dal 1986, valorizzazione dell'impianto di Via Zama, ancora presente, con tutto il tema della valorizzazione dell'incenerimento dei rifiuti e riscaldamento dell'acqua. Cogenerazione, il tema della cogenerazione di energia e il tema del teleriscaldamento. Passando attraverso una valutazione, devo dire, molto pragmatica e non ideologica, politica ma affatto ideologica, legata all'opportunità di investire quattrini, quasi 200 miliardi, per quanto attiene il riscatto e la gestione del servizio appunto di gas. Ora, il Comune di Milano aveva provato più volte a riacquisire e municipalizzare il servizio di produzione e gestione del gas cittadino, ma non vi era riuscito per vari motivi. Io credo che due elementi che impedirono il raggiungimento di questo obiettivo furono, primo, la strenua resistenza dell'interesse privato, che in quel momento considerava strategico, no, produrre e gestire il gas e che quindi non voleva mollare sostanzialmente, ma dall'altro, come dire, un'eccessiva ideologizzazione di questa battaglia. Ricordo che il tema della municipalizzazione del gas è il tema con il quale i partiti della futura coalizione di centrosinistra e un pezzo della DC si presentarono al giudizio degli elettori tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Questa operazione non riuscì per le ragioni che vi ho detto. Nell'81 riesce invece perché il Comune di Milano, la Giunta, fu bravissima a cogliere la finestra di opportunità che si apriva di fronte al fatto che la Monte Edison non era più interessata a mantenere la gestione del gas, la gestione e la produzione del gas manifatturato di città come core business della propria attività, perché stava virando completamente sul tema della chimica e quindi l'aspetto del gas non era più centrale. Dunque, considerando l'importanza che la metanizzazione avrebbe potuto avere nel quadro del completamento della politica ecologico-ambientale energetica della Giunta e il fatto che la Monte Edison era effettivamente disposta a, come dire, a avviare una trattativa, il Comune fu in grado di finalizzare. La coppia, diciamo, Quercioli-Tognoli fu in grado di andare a segno. E fu in grado anche di andare a segno poi nel trovare un ottimo accordo con la SNAM per quanto concerneva la fornitura effettiva di gas metano per il fabbisogno cittadino a partire dal 1984. Ecco,
Questi sono i temi fondamentali che io volevo trattare. Chiudo con l'ultimo, l'ultimissimo, anche perché non vorrei approfittare di troppo tempo, che è il tema del dialogo, della capacità di essere, come dire, anche intransigenti per certi versi, come ricordava Corbani, nell'essere socialisti fino al midollo, ma per questo riconoscere non solo il valore e la bontà delle idee altrui, ma le capacità di quelli che erano in quel momento oppositori politici, ma che potevano essere, come dire, assolutamente utili alla causa del comune. Vorrei ricordare questo episodio. 1979, l'ATM è sempre stato un problema enorme che purtroppo ha tolto molto sonno agli assessori della giunta Tognoli e al sindaco stesso. Voglio ricordare la scelta all'epoca coraggiosa e anche un po' criticata dell'estate del 79 di nominare alla presidenza dell'ATM un esponente di un partito formalmente all'opposizione come il Partito Repubblicano, individuando nel valore di Giacomo Properzi, nella sua competenza, nella sua capacità, un valore aggiunto per l'attività dell'amministrazione, andando ben oltre gli steccati politici di maggioranza e opposizione. Questo devo dire che è un grande merito, un grande elemento che caratterizza la cifra politica di Carlo Tognoli, ma che è proprio del socialismo milanese, perché se c'è, come dire, la rivendicazione di una capacità di dialogare, di andare oltre gli steccati, maggioranza e opposizione, un grande maestro sotto questo aspetto era stato pochi anni prima Aldo Agnasi, nella sua capacità di interloquire davvero con ampi settori della città e soprattutto, direi, con il Partito Comunista Italiano, che formalmente all'epoca era all'opposizione. Ecco, io con questo spero di aver ricostruito un quadro completo e anche di aver proposto alcune suggestioni su quelli che devono essere, a mio avviso, i fronti di impegno di una nuova, seria e coraggiosa iniziativa politica e amministrativa. Grazie. Grazie Enrico. Sta per scadere il tempo. Mi resta soltanto il tempo per ringraziare ciascuno di voi per aver accettato il nostro invito, per aver argomentato in maniera assolutamente alta dal punto di vista politico e avere ricostruito con fedeltà l'attività di quegli anni, oltre che naturalmente la figura per noi indimenticabile, per me personalmente del tutto indimenticabile di Carlo. Prima di concludere, dopo avervi naturalmente ringraziato e per ultimo Enrico Ghirlandoni, che ha riassunto bene il senso del dibattito e l'attività di quegli anni, desidero comunicare che è possibile condividere questo webinar mettendo intanto un mi piace alla nostra pagina Facebook. Il video della diretta invece è disponibile anche sul canale YouTube dei Socialisti di Milano, quindi potete conseguirci anche, oltre che su Facebook, su YouTube. Detto questo, vi rinnovo i sentimenti della mia gratitudine, della gratitudine dei Socialisti di Milano. Vi ringrazio per la partecipazione, spero che abbiamo altra occasione, per ora vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti, saluti. Arrivederci.